Anticipazioni Tempesta d'amore. Trama puntate dal 9 al 15 ottobre 2023. Il nuovo amore di Josie. Lunedì, 9 ottobre 2023. Rosalie ripensa alle rivelazioni di Werner sul conto di Caroline. È stata in carcere anni addietro. Piena di dubbi, decide di accettare il consiglio di Alphonse e di mettere la donna alla prova. Quindi si reca da lei e la trova intenta a suonare il pianoforte. All'improvviso arriva anche Michael, che si rende conto di provare dei veri sentimenti per la Lamprecht. Christophe riferisce ad Alphonse di aver licenziato Vanessa per far credere ai veri ladri di aver acciuffato la colpevole. Chiede al concierge di aiutarlo a smascherare i veri malfattori. Alphonse e Max si mettono alla ricerca della merce rubata. Poi affrontano duramente la signora Schumacher ed il suo compagno. Scoperta la verità, Rosalie si mette alla ricerca di Caroline. Shireen vuole distrarre Henning dalle sue preoccupazioni per Constanze ed organizza una bellissima serata. Martedì, 10 ottobre 2023. Paul decide di passare il resto della sua vita al fianco di Constanze, che non potrà mai più recuperare l'uso delle gambe nemmeno con le adeguate terapie. Josie, non vedendo più una via d'uscita, decide di gettarlo per sempre nel dimenticatoio. Dopo aver raccontato quanto accaduto ai suoi genitori, la giovane decide di trascorrere una intera giornata con loro per provare a distrarsi. Hildegard continua a far credere ad André che il cappello del signor Winter abbia poteri magici. Lui, però, non ne vuole sapere di indossarlo. Quando poi, per l'ennesima volta, sbaglia una ricetta, decide di ascoltare i consigli della cuoca nella speranza di tornare a cucinare una pietanza di successo. Henning e Shireen sono sempre più uniti. Il giovane sommelier è pronto a farle una romantica proposta. Lei, però, non ne sembra molto entusiasta. Mercoledì, 11 ottobre 2023. Werner è nostalgico e malinconico. Non fa che pensare a quanto sarebbe bello se Robert decidesse di ritornare. Inoltre, rassicura Christophe, affermando che, adesso che Arianna è stata arrestata, non rappresenta più né un pericolo né un problema. C'è soltanto un nodo da sciogliere, capire come impossessarsi delle sue azioni. Christophe viene colto da uno strano presentimento. Conosce molto bene quella donna e immagina che stia continuando a tramare contro di loro da dietro alle sbarre. Pertanto, decide di farle visita in carcere. Qui apprende qualcosa di sconvolgente. Dopo aver passato un po' di tempo con Caroline, Michael è al settimo cielo. Al termine di una lunga serata, i due si ritrovano molto intimi. La Lamprecht rivela di essere stata sempre innamorata di lui, ma di non aver mai trovato il momento propizio per dichiararsi. Giovedì, 12 ottobre 2023. Michael si sente in colpa. Nella sua testa c'è spazio solo per Caroline. Lei gli assicura che il bacio era privo di significato, dettato solo dalla confusione del momento. Rosalie pianifica una escursione con il suo compagno, alla quale invita anche la Lamprecht in segno di riconciliazione. Tutto cambia quando il dottore tentenna, affermando di avere impegni per quel giorno. Stanca delle sue continue bugie, la Engel lo affronta. Alphonse è chiamato ad esprimere il suo parere sul dessert preparato da Josie e su quello preparato da André. La Clee, intanto, cerca in tutti i modi di distrarsi dal suo mal d'amore concentrandosi sul lavoro e sull'esame imminente. Shireen è a disagio quando Henning inizia a parlare di matrimonio. Josie scopre di aver commesso un errore con le date dell'esame e il sommelier e la Silan glielo fanno notare. Venerdì, 13 ottobre 2023. Ha luogo una discussione tra Max e Jerry, ove quest'ultimo scompare nel nulla. Dopo una lunga ed estenuante ricerca, il fitness trainer trova finalmente suo fratello illeso nella stanza del personale ed è sconvolto dal fatto che si sia preoccupato così tanto. Max non ha idea che è Vanessa ad essere in pericolo di vita. La donna sta per precipitare in un burrone. Paul vuole stare al fianco di Constanze e accetta di portarle in ospedale un piatto preparato da André. Lo chef, però, preso dai suoi innumerevoli impegni, si tira indietro all'ultimo minuto. Paul, per accontentare la sua fidanzata, deve chiedere aiuto a Josie. Dato che Josie sta studiando per la parte teorica dell'esame finale e la situazione tra Paul e Constanze la angoscia, ha una durissima reazione. Michael vive momenti di tensione con Rosalie. Teme che possa scoprire il tradimento.
Sabato, 14 ottobre 2023. Caroline e Max apprezzano la dimostrazione d'amore che Jerry vuole fare a Merle. Paul guarda Josie parlare con un affascinante sconosciuto. Shireen origlia una conversazione segreta tra Yvonne e l'uomo che sta catturando l'attenzione dell'amica. Lacli poi chiede aiuto a Christophe per risolvere una incresciosa situazione. Michael vede Caroline e Rosalie insieme. Teme che possa venir fuori la verità sul bacio. L'uomo, poi, affonda i suoi dispiaceri nell'alcol. Arian ha venduto le sue azioni alberghiere ad una società per azioni i cui fondatori sono suoi grandi amici. Werner e Christophe sono sconvolti quando apprendono che Robert non intende più ritornare al Furstenhof. Christophe verifica alle spalle di Werner se ci sono nuove opportunità di investimento e contatta segretamente la SPA a cui Arian ha venduto le sue quote. Domenica, 15 ottobre 2023. Yvonne chiede a Raphael Koffler, un gigolò, di corteggiare Josie in modo da accrescere il suo fascino e la sua autostima. In un primo momento, la ragazza rifiuta le avances dell'uomo. Spinta da Shireen, decide di vederci chiaro sulla faccenda. Dopo essere caduta nel burrone, Vanessa non riesce più a risalire e chiede disperatamente aiuto. Ignaro di tutto, Max vuole sorprendere la sua amata con una collana realizzata con delle splendide pietre. Non sapendo come fare, chiede aiuto a Jerry e ignora le chiamate di Vanessa. Rosalie vuole prendere parte ad un importante evento di ballo. Siccome Michael ci tiene a preservare la sua relazione, convince Alphonse e Hildegard a seguire un corso di danza con lui e la sua amata in modo da prepararsi al meglio. Rosalie cerca di scoprire da André perché Michael sia così strano ultimamente. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Le accuse di Greta a Noah, Tio droga Nicole. Dagli episodi d'Oltralpe arrivano storyline ricche di suspense. La storia d'amore tra Greta e Noah incontrerà un grosso ostacolo a causa delle interferenze della new entry Verena. Tio Licht, intanto, introdurrà un farmaco nel tè destinato a Nicole Alves credendo di calmare la sua ansia ed il suo forte mal di testa. Nulla di tutto questo avverrà. In Michael, dopo aver assistito agli strani comportamenti della donna, si insinuerà un terribile dubbio. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Le parole di Greta feriscono Noah. Non ci sarà pace per la coppia formata da Noah Schwarzbach e Greta Bergmann nelle nuove puntate trasmesse in Germania. Dopo le interferenze provocate da Valentina Salfield, la nuova chef del Furstenhof dovrà vedersela con una new entry molto interessata al suo amato, ed ovvero la conturbante Verena. Ripercorriamo brevemente la love story tra Noah e Greta, che nascerà nel corso della stagione num 19. Noah è il fratello di Eleni nonché secondogenito dei nuovi azionisti dell'hotel, ed ovvero Marcus e Alexandra. Amante della natura, coraggioso e leale, il ragazzo stringerà un bellissimo rapporto d'amicizia con Valentina. Con l'arrivo della nuova chef, Greta, chiamata a sostituire André Konopka, cambierà tutto. Tra i due scoccherà subito la scintilla. Un giorno, però, Noah si renderà conto di amare la Salfield e non Greta. Purtroppo, una serie di equivoci e malintesi non consentiranno al giovane di dichiararsi. In breve tempo, anche la figlia di Robert prenderà atto dei sentimenti per il fratello di Eleni che, però, le spezzerà il cuore affermando di volere una donna come la Bergman accanto a sé. Con l'arrivo di Otto von Arnsberg, ex bullo di Noah, si capovolgerà nuovamente la situazione. Tra il ragazzo e Valentina nascerà una intensa e travagliata storia d'amore che culminerà in un momento molto difficile. La Salfield, infatti, verrà rapita da un malavitoso a cui Otto dovrà saldare un grosso debito. Coraggiosamente, il von Arnsberg riuscirà a salvare la sua amata. Colpita dal suo gesto eroico, Valentina deciderà di rifarsi una vita con lui e di accantonare i sentimenti per Noah. Sarà così che deciderà di seguirlo in Belgio, ove per entrambi ci saranno delle prospettive lavorative molto interessanti. Il giorno prima della partenza, Valentina e Noah si ritroveranno su una barca. Durante il giro, ripercorreranno le settimane e i mesi passati insieme. Ad un tratto il ragazzo troverà finalmente il coraggio di rivelarle la verità. Un tempo è stato pazzamente innamorato di lei. Valentina, sorpresa, lo abbraccerà fortissimo, affermando di essere felice che siano riusciti, nonostante tutto, a rimanere amici.
Dopo il toccante addio, Noah si concentrerà sulla sua love story con Greta. Un giorno, a causa della mancanza di personale al Furstenhof, Alexandra e Christoph studieranno una soluzione valida per far fronte al problema. In particolare, si soffermeranno sulla situazione del piano bar. Noah si offrirà volontario per risolvere il dilemma e sarà così che il Salfield lo manderà da Yvonne in modo da insegnargli il lavoro. Ad un tratto, al bar arriverà una donna affascinante di nome Verena che inizierà a flirtare spudoratamente con lui. Il giorno seguente, Greta scoprirà che Verena trovi il suo ragazzo affascinante ed interessante. Gelosa, non saprà proprio come comportarsi. Quando poi Noah le riporterà con gioia l'offerta di lavoro ricevuta da Verena, ecco che la chef andrà su tutte le furie. Il giovane, però, pregherà la sua amata di restare tranquilla, spiegando di tenerci tantissimo alla proposta ricevuta che sarà legata proprio alle sue aspirazioni professionali. Verena, in altre parole, gli proporrà di lavorare al suo fianco come designer. Felice, chiederà ad Alexandra di dare un'occhiata al contratto. Sarà così che verrà notata una clausola parecchio dubbia. Noah, alla fine, si asterrà dal lavorare con Verena. Greta, quando verrà a conoscenza del tutto, equivocherà la situazione e si convincerà che tra i due sia successo qualcosa. Le esternazioni della giovane feriranno il nostro Schwarzbach, un ragazzo dall'animo nobile e sensibile, per nulla votato a scendere a compromessi. Il litigio che ne seguirà allontanerà i due ragazzi? Seguiranno aggiornamenti. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Tio droga Nicole, esce una intervista scandalosa sul conto della donna. Tio Licht, un personaggio dal passato difficile che giungerà a Big Lime in cerca di riscatto, metterà Nicole Alves in una situazione difficilissima. Già vi abbiamo parlato della donna, ex governante della famiglia Schwarzbach che, dopo aver trovato lavoro al Furstenhof, inizierà una fitta corrispondenza con un uomo che crederà essere Robert. Quando scoprirà che l'interlocutore misterioso altri non è che Michael, deciderà di chiudere i rapporti con entrambi. Alla fine il Salfield, incassata l'ennesima delusione sentimentale, preferirà ritirarsi dalle scene e trasferirsi in Italia. Nicole, sebbene affascinata dal dottore, farà di tutto per evitarlo, affermando di non credere più nell'amore a causa del suo turbolento passato. Helene Richter prenderà molto a cuore la sua situazione, soprattutto quando appurerà che sia pazzamente innamorata di Michael Niederbühl. Alla fine, i sentimenti prenderanno il sopravvento e il dottore e la governante decideranno di passare un po' di tempo insieme. Mentre Michael sarà al settimo cielo, Nicole apparirà nervosa ed infastidita a causa di un bruttissimo mal di testa. Ed è qui che interverrà Tio. Il ragazzo, vedendola sofferente, metterà alcune gocce di un farmaco utilizzato per i disturbi legati all'ADHD nel suo tè per aiutarla a ritrovare la pace interiore. Ovviamente, il tutto senza informarla. Ed ignorerà completamente di aver combinato un bel guaio. Il principio attivo del suddetto medicinale provoca nelle persone sane una reazione preoccupante ed opposta. In altre parole, le rende inquiete ed agitate. E così, quando Michael e Nicole usciranno a fare una passeggiata, ecco che il dottore si vedrà costretto a riaccompagnarla a casa a causa del suo stranissimo ed inconsueto comportamento. Nicole, confusa, riterrà di essere fin troppo stressata. E quando proverà a scusarsi con il dottore, inizierà a fare dei discorsi senza senso. Il giorno seguente, Eric confesserà a Tio quello che è successo tra la Alves e Michael. Sarà così che a Licht inizieranno a venire bruttissimi pensieri. Con la coscienza sporca, si vedrà costretto a rivelare la verità. Scosso il Vogue pregherà il suo amico di recarsi al più presto da Nicole per scusarsi. Nel frattempo, Alexandra andrà su tutte le furie quando scoprirà che è stato pubblicato un articolo scandaloso sul conto della Alves. Michael, invaso dai dubbi, si recherà al bar. Qui, inizierà a ricostruire i momenti salienti della strana serata passata con la sua amata. Ad un tratto, la donna, credendo di non essere vista, manderà giù una pillola. A Michael, che pretenderà le dovute spiegazioni, lei si difenderà affermando di aver assunto un farmaco per combattere l'emicrania. Il dottore, però, non le crederà ed arriverà a rivelarle le sue terribili paure. Teme, cioè, che la donna faccia uso di stupefacenti? Tio sbroglierà l'ingarbugliata matassa rivelando al dottore ed alla stessa Nicole di aver edulcorato il tè. E non è finita qui, perché resta da sciogliere anche il nodo legato agli strani e continui mal di testa della Alves. A cosa sono dovuti? Allo stress o ad una malattia? Il Niederbühl è un valente specialista.
Siamo certi che farà luce su questa vicenda. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.